Hola baby! Hola chiqui, ciao belle, ciao belli! Tru, 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 tru. Ciao! Allora, qua è un tempo di cacca, veramente di cacca. Oggi piove, anzi, mi sono scaricata pure il meteo, l'app del meteo da quando vado da questa signora perché voleva sapere il tempo. E sarà praticamente tempo di merda fino al 1° giugno. Ok. Allora, non fate caso alla faccia a culo perché mi sono rinfrescata al trucco, bimbe, sono reduce dall'ennesima notte e ne ho fatte parecchie. Quindi non fate caso alle facce. Bimbe, mettetevi comode, mettetevi sedute perché c'ho un haul da farvi veramente vergognoso. Fra cose che ho comprato io e cose che mi avete mandato voi, bimbe, mettetevi a siede perché se no ci diventate vecchie. E vi viene pure l'ernia al disco a forza di. Allora, cominciamo subito con i prodotti di stamattina. Ho riscosso il 15, sono stata bravissima perché non avevo ancora comprato niente. Stamani ho chiappato la mia mamma e gli ho detto andiamo a comprare qualcosa. Allora, sono andata dal cinese e ho preso le pinzette per i capelli perché una ragazza mi ha detto che quella rosa era orribile. Io perdo millanti pinzette e quindi ho detto per 1,90 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinzette nere, anche se non reggano una sega, però tira là. Poi un acquistino che ho fatto, sono tutte cazzate quelle di stamani, però mi è piaciuto particolarmente e mi ha particolarmente colpito, è questo specchio. Allora c'era di tre colorazioni, 2,50 euro, c'era nero, rosa, ecc. E io l'ho preso nero. Allora, ora si attacca. Come vedete dietro c'ha le roselline. Qui ci dovrebbe avere un coso che lo piega. Ecco va, esatto, vedete? Qui c'è la farfallina, cioè, e poi lo specchio. Strafigo, mi piace tantissimo anche da mollare qua sopra. 2,50 euro. Poi, a quel cinese lì mi sembra basta. Sì, non ho preso grandi cose. Sono stata poi a Risparmio Casa. Ah, sì. Ed ho preso un po' di cazzatine. Allora, in primis ho preso questo portacenere. Anzi, no, non è Risparmio Casa, è sempre il cinese, scusate. Ha veramente pochissimo. Io non so se l'ho pagato 1,50 euro. Mi piaceva un sacco. Poi ho preso questo, so che lamerete. Questo teschio ha. Io credo sia una tazza. Che però io userò per mettere i pennelli più alti. C'ha gli amantuzzi negli occhi. Teschietto. Poi, invece, al risparmio casa ho preso un po' di salviettuzze e ho deciso di prendere questo After Sun della Hawaiian Tropics. Io ho usato di questa marca tipo un doposole. Di quello che c'è anche adesso con internamente praticamente il colore, il prodotto vi gira intorno. Questo è un body butter, quindi un burro per il corpo per dopo l'esposizione al sole. Coccola la tua pelle con questo sensuale burro per il corpo, idrata in profondità per 12 ore. Sicché ho deciso di prenderlo a 10 euro. Ah, ha un odore ottimo perché questa è una marca che costa, però è buona, quindi questo. Poi veniamo agli acquisti. Ah, e poi ho preso il profumo perché ho finito finalmente il Just Cavalli. Perché mi voglio prendere il The One, però chi mi segue su Instagram da questo campioncino mi sono innamorata. E per appunto prenderlo da Issy, sì, prenderlo, una ragazza mi ha detto che le paga parecchio meno. Schiglio, ho detto guarda, mi fai sapere gentilmente se lo posso, se me lo puoi trovare a 35 euro. Nel frattempo, siccome ero senza profumo, al risparmio casa ho preso questo. C'erano dei profumi a 4,50 euro. Cioè. Si chiama Sibilla Eau de Parfum. Sibilla è una mia amica. Il profumo è questo. Ed è un odore molto molto dolce. Come sapete a me piacciono molto gli odori dolcissimi.
sicuramente sarà uno di quei profumi che non regge un cazzo addosso, eccetera, però giusto proprio per non uscire senza niente addosso. Comunque, da quando ho chiesto a Paolina, Paola Style, come faceva a finire una tubetto ogni pochissimo, lei mi ha detto: io me lo do tutti i giorni. Io prima, per andare al lavoro, non me lo davo, e invece adesso me lo do, e quindi ecco. E quindi ho deciso di prendere quello per 4,50€. Poi mi sono arrivate un po' di ciglia finte prese da eBay. Allora, queste che ho su adesso sono queste qua, con l'esterno, con questa sciocchetta leggermente più lunga. Poi abbiamo queste leggermente intrecciate, che però sono buone perché sono piccoline, di solito io sono costretta a tagliarle. Poi queste invece sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 diverse, mi sembra, oppure 2, 2. Adoro queste ciglia. E poi queste sono molto belle, però sono marroni, quindi adesso vedrò un attimo. Poi ci sono queste e queste qua. Chi di voi sa, mi possa dare una mano. Stamani mi volevo mettere queste, che sono queste qua, però sono di quelle parecchio rigide, e quindi se avete un consiglio da darmi per queste rigide, fatemelo sapere. Poi mi è arrivato da AliExpress, ci ha messo un botto, anzi io l'avevo già dato per disperso, un cosa da mettere sulle chiavi, di quello come mi ha mandato una ragazza che mi ha mandato dei prodottini, che adesso non vi posso far vedere perché ce l'ho a casa della signora dove vado, però la chiave ce l'ho, no, l'ho lasciata di là. Ed è una chiavetta, è un coso da mettere dentro la chiave di Rilakkuma, vedete? E io ho preso questo. Oramai vi ho detto, l'avevo dato praticamente totalmente per disperso. Eccolo qua, voi inserite all'interno la chiave. E questa è My Melody. Ah, adoro, adoro. Queste cazzate le adoro. Poi, veniamo ai miei acquisti. Allora, sempre da eBay, ragazze, cercherò le ciglia, non lo so, ma di tutta questa roba vi ho lasciato i link apposta. Allora, questa è tutta roba che ho preso da eBay. Questa, questa, allora, dunque, come sapete io ho i lip gloss a fialetta, e come sapete le sto adorando, quindi ne ho presi altri, che però altri ancora mi devono arrivare. Questi due mi mancavano, i nude. Vi ho messo il video dei lip gloss a fialetta, quindi se lo volete andare a vedere cercherò di ricordarmi di mettervelo anche qui sotto. Comincio ad averne un bel po', mi piacciono tantissimo, l'ho utilizzati tantissimo questi due, e devo dire, gesto in consulto, e devo dire che questi due nude sono spettacolari, reggono tantissimo, non si screpolano troppo, li adoro, e sono il 30 e il 18, li amo. Uno è tendente al marrone scuro, al marrone, e uno è tendente al rosato, ve lo faccio vedere. Questo è il 18, li adoro, e ora sto imparando ad usarli. Ci va messo poco prodotto, non troppo, altrimenti se ce ne mettete troppo tende a... Allora, questo è il 18 e questo è il 30. Li sto usando per andare al lavoro praticamente tutti i santissimi giorni. E questi due lip gloss a fialetta. Poi ho preso due pennelli da un euro e qualcosa, e anche questi ve l'avevo lasciati qua per farveli vedere. Il bianco l'ho già usato, mentre il nero no. Allora, io cercavo uno uguale a questo, e invece il bianco non è uguale a questo, è più alto. Diciamo che è uguale a questo. Esatto, sono identici. E poi abbiamo il 224, che è questo qui, leggermente spampanato. Un euro e poco più. Quest'altro purtroppo non lo riesco a trovare, perché il numero non ce l'ha. Io questo qui mi ci trovo da Dio e non lo riesco a trovare, perché purtroppo sono pennelli che dopo un po' le setole cominciano a andarsene. Si rompono facilmente quando le lavate.
Il resto, essendo dei pennelli, che fanculo, costano un euro. Non mi c'entra più i pennelli a sfumatura, vabbè. Poi ho preso due blush dal cinese l'altra volta che sto amando. Vediamo se trovo l'altro, più che altro. Allora, eccoli qua. Uno è della Winnie e uno, anzi questi ve li metto dopo, via. Poi, sempre da eBay, ho preso questa qua, ad un euro, mi sembra. Ed è, sarebbe un fondotinta, che però innanzitutto mi piaceva un sacco il packaging, guardate com'è. E poi devo dire che è abbastanza scuro, è un almond. E poi l'ho pagato un euro, raga, un euro. Vi faccio vedere che è abbastanza scurino come prodotto. Non troppo, giustamente, essendo coreano. Devo dire che mi ha abbastanza colpito perché... l'ho usato per adesso come base, perché non è di una colorazione, però costa un euro, e devo dire che come base mi ha retto abbastanza bene, come del resto tutte le BB cream che io uso. E poi è bellissimo il packaging, quindi lo, quando l'hai, tac, te lo metti qui sopra. Poi ho preso questa qui, che è una matitina a un euro, sempre per le sopracciglia. Allora, c'è innanzitutto, guardate com'è il packaging, un euro. Questo sito, se non mi sbaglio, è tutto a un euro. E vi faccio vedere, è un colore scurissimo ed è più scura della... Allora, guardate la scrivenza. Vedete, per essere delle sopracciglia, di quelle belle che hanno quella scrivenza molto... Non troppo né esagerata né... non la volevo nera. Però volevo vedere quanta differenza c'era tra quella della Essence. Come sapete, ci mettono un bot da arrivare a sta roba, bimbe. Però, no, la Essence è un po' più scura. Però la si può usare benissimo per la parte davanti. Un euro anche questa. E poi ho preso due rossettini della Danimen Lipstick, sempre a un euro. Lo 03 e lo 04. Allora, lo 03, come sapete, amo il viola, io non riesco più a farne a meno. E lo 04. Allora, ve li faccio vedere. Questo è il viola. Devo dire che sono rimasta abbastanza colpita in positivo, perché non credevo fossero così belli pigmentati. Questo è il viola e questo è il nero. Che non è, scusate, è vero, non è un nero, ma è, come vedete, un colore bellissimo, mi piace tantissimo. Sono veramente splendidi. Non so quanto dureranno, ma li amo questi due rossetti. Vi metto il link di tutta questa robetta. Poi ho preso... non so se avete mai fatto caso che esistono questi correttori che si chiamano... Sono quelli della LA Girl, se non mi sbaglio. Aspettate, mi voglio provare. Sono i rossetti della LA Girl. E costicchia, no, non costa tanto la LA Girl. E io ho preso questo perché era tendente, appunto, similare a quello. Mi voglio mettere questo e ve lo voglio far vedere. Vediamo se ci sta meglio questo. Sì, questi lip gloss a fialetta mi piacciono tanto perché sono duraturi. Devo essere sincera, li hanno alzato il prezzo, perché su eBay li trovate anche a di più, a 2,50 euro. Io l'ho pagato in euro. Guardate quanto è bello, favoloso. Poi, e quindi ho preso questo correttore, pagato sempre un euro, e se non mi sbaglio ho preso la colorazione più scura. Questo invece mi ha molto delusa, perché l'altra sapevo che era una BB cream e quindi la uso tranquillamente come base. Questo, almeno essendo un correttore, speravo fosse... Allora, ha questo applicatore qua, credevo fosse leggermente un po' più coprente, e invece coprenza abbastanza irrisoria, però costa un euro. Allora, come vedete, è una colorazione tendente al rosaceo,
e come vedete non ha una grandissima pigmentazione e coprenza zero. Però troveremo comunque cosa farci, anche magari la base per gli occhi. E fin qua ci siamo. E poi ho preso questo, che è un ombrettino. Sono degli eyeshadow fatti così. E il mio è un marrone, anche questo lascia molto a desiderare. Come vedete ha la rotellina, però vi faccio vedere. Allora, adesso così lo riesci a dare bene, no? Quando lo vai a stendere sull'occhio non è che si stenda benissimo. Come vedete il colore non è male, anzi, vediamo se riesco a mettermelo sull'occhio e farvelo vedere. Non è male perché anche questo, se non mi sbaglio, l'ho pagato un euro e qualcosa. Quindi vediamo un po'. Il problema, appunto, è l'applicazione. Vedete? Non l'ho usato praticamente una volta o due. Comunque questo è il colore. E c'è di tantissime colorazioni anche questo. E questa era la robina che ho preso da eBay. E la mia nonna. Ce la mando, eh. E questa è la robina che ho preso da eBay. Togliamo il tutto. Questo video io ve l'avevo già girato, ma poi ho detto aspettiamo. Adesso veniamo ai prodotti che ho comprato parecchio tempo fa, che è tutta la robina che è qui dentro. Allora, queste me le ha mandate una ragazza insieme ad un pacchettino che ora io purtroppo però il resto l'ho tolto e l'ho messo via. C'era dei campioncini, eccoli qua, scusatemi, questi, che sono della Anew. Fatemi sapere perché sono molto curiosa. E poi questi due prodotti, un eyeliner e un mascara della Alverde. Allora, l'eyeliner mi piace moltissimo, l'applicatore, e devo dire che non è per niente male come eyeliner, anche se tende leggermente a spostare il prodotto, però l'ho usato poco perché non l'ho provato, tanto per farveli vedere l'ho qui. E poi questo invece, sempre dell'Alverde, è il mascara con questo mini scovolino fatto così. Anche questo purtroppo non l'ho granché testato. Comunque io poi vi farò sapere tutto, lo sapete. I prodotti che poi mi piacciono ve li rinominerò. Ringrazio tantissimo la ragazza che è stata dolcissima. Io senza di voi sarei persa. E gli mando un grande bacio. Poi, tempo fa, sono andata a fare qualche acquistino dal cinese e vi faccio vedere questi due blush. Questo lo sto adorando. In tutti i video che mi avete visto ultimamente, io ho su questo blush. Mi sembra, anche oggi, scusate, sono trucca di merda, mi sembra di averlo pagato 1,50 euro. Il mio è lo 09 ed è della Winnie. Allora, mi piacciono tanti. Allora, è un po' polveroso, ma adoro questi blush perché hanno questo colorino chiaro chiaro come quello della. Vi ricordate quello duo della Essence? E hanno questo rosa così glitterato e acceso che mi piace troppo, troppo, troppo. Specialmente ora d'estate, che magari sei un po' più scura e hai questo rosa straacceso. E poi questo, che è di Michela Valenti. Io ne ho un altro, non so se ve lo ricordate, che ora non troverò mai, tanto inutile mi metto a cercarlo, che è di quel colore scuro malva che uso tanto d'inverno. Questo invece è lo 007 e sono in crema. Ne volevo comprare un altro stamani di un rosa più leggero, però ho detto babbo, ah, basta. Allora, è questo rosa straacceso. Perché mi piace tanto usare i prodotti in crema d'estate, perché mettendoli al di sotto e poi al di sopra mettendo il prodotto in polvere vi regge tutto il giorno. Guardate quanto è bella questa colorazione. Molto accesa, devo dire, e
molto ben sfumabile, mi piace tantissimo. Sto usando questi blush veramente all'impazzata. Poi questo non è il primer che cercavo, infatti l'avevo perduto. Sempre lì al cinese ho preso sempre questi due della Winnie, il 7 e il 10. Sono due ombretti che sono fantastici. Allora, questo l'ho utilizzato tantissimo ed è l'ombretto che ho nei promossi e bocciati e che tutte mi avete chiesto cos'era. Eccolo qua, sono degli ombretti da 1,50 euro. Sono degli ombretti strapigmentati, cotti. Guardate quanto è bello e hanno una pigmentazione assurda. E mi piacciono tantissimo. E ho preso queste due colorazioni. Questo grigio tendente al tortora e questo rosso, che ho usato molto, però molto meno, devo essere sincera. Guardate quanto cazzo sono pigmentati. Cioè, hanno una pigmentazione pazzesca e sono dei colori bellissimi. Costano 1,50 euro. Devo dire che questa marca Winnie veramente mi sta rubando il cuore. Infatti ora, quando riandrò al cinese, prenderò sicuramente qualcos'altro. Perché sono davvero... Allora, vi faccio vedere, guardate i lip gloss a fialetta, non vengono via col coso all'acqua, con le salviettine. Avete visto? Guardate, Quindi mi piacciono veramente tantissimo e vi ribadisco, il trucco dei promossi e bocciati di aprile è fatto proprio con quello lì e tutte mi avete richiesto che ombretto era. Poi ho preso questa matitina, è quella che vi ho promosso, quella da labbra marrone scura, e ora sono bagnata, che mi fa impazzire sia per le labbra che per gli occhi, la sto usando tantissimo. E poi... questo qui me l'ha mandato sempre la ragazza che mi ha mandato questi, che è il primer della New York Color. Devo dire che l'ho usato un paio di volte e mi ha stupita, mi piace molto. Ora ho un sacco di primer che però sto utilizzando e quindi devo cercare di finire gli altri. Io ho comprato sti cassettini di gamma. Poi dalla Gardenia l'altro giorno ho preso questo qua, che è della L'Oreal, il matte 107. Me l'avete visto in un sacco di video, è bellissimo questo cazzo di colore. Cioè, da quanto è bello, a me mi fa sbrodare. Guardate com'è. Ha cavolo di pigmentazione molto particolare, molto cremoso, diventa tipo crema. Questi ombretti sono davvero molto belli. Anche l'altro, quello lì, Camaleon, quello che è il dupe di quello della Pupa Sporty Chic, ma questo è bellissimo. Mi piace molto da mettere all'interno occhio, vi faccio vedere, perché mettendolo all'interno dell'occhio, qui davanti, vi fa una... guardate, vi fa un punto luce bestiale, guardate, ed è veramente bellissimo. Naturalmente è della L'Oreal, non è una sottomarca. Anzi, forse dal cinese l'ho preso, non me lo ricordo, perché da me ora lì hanno messo pure la roba nostra. Guardate com'è, mi piace tantissimo, veramente molto. Poi ho preso questo qui della L'Oreal, ragazzi, questi sono acquisti del mese scorso, ecco, non tutti io. Il True Match, ragazze, è il correttore migliore del mondo, ancora migliore di quello della Ofra. Sono rimasta folgorata. È lo 03, purtroppo è una colorazione abbastanza scura, quindi io la uso, vado a randello perché non sapete quanta roba c'ho. Lo metto prima del fondo, ma ragazze, ha una coprenza pazzesca, mi piace tantissimo. Allora, eccolo qua, si stende da Dio, guardate che cazzo di coprenza che ha. Mi è piaciuto tantissimo e mi sono chiesta fino ad oggi come ho fatto senza di lui. È ottimo. Poi ho comprato l'altro giorno un altro Wet n Wild Mega Glow illuminante. Io questo ce l'avevo già, quindi uno ve l'ho messo nei prodotti da regalarvi. Però dice illuminante, l'ho pagato 1 euro mi sembra. Ma non è un illuminante, è un blush. Cioè, io sono andata a metterlo sulla zona dell'illuminante, però come vedete... no, è un blush, molto bello come blush, ma non può essere un illuminante. Sempre questo l'ho preso invece alla... e della Winnie sono anche questo, che mi avete chiesto un sacco di volte, quelli super pastosi che io sto adorando, quello lì, questo, chiaro chiaro,
e quello rosa confetto. Li sto amando. Questa Winnie mi fa impazzire. L'ho presi alla Coastal Scent. No. Insomma, a quella profumeria. All Scent. Questo. Poi. Questa qui è una terra cotta della Beauty, della Basic and Beauty, e non ho resistito, l'avevo vista un sacco di tempo fa, l'ho presa a 3 euro. La mia è la TC04, è una terra cotta che è di una meraviglia pazzesca. Allora, il prodotto è questo, guardate com'è, cioè è non illuminante di più, eccola qua. Io la uso infatti come illuminante e non come cipria, perché amo le ciprie luminose e lo sapete, però con la pelle scura che ho io, questo colore chiaro così mi sbiadirebbe molto, invece è bellissimo come illuminante, pagata a 3 euro. Poi, sempre l'altra mattina dal cinese, ho preso della Easy Paris, questo prodottino qua. Io avevo lo stesso correttore, che se non mi sbaglio è lo stesso. Esatto, però sarebbe un correttore, ma io l'ho sempre usato come coso per gli occhi, come base, ed ho preso un bianco questa volta. Devo dire che è ottimo, mi piace molto. La usi come il Jumbo della NYX e mi regge tantissimo il trucco. Fa sì che gli ombretti aderiscano tantissimo, eccolo qua. E io avevo questo qui rosato, infatti. Come correttore fa schifo, cioè non è un correttore usabile. Però in realtà come primer occhi è fantastico. Ha questa consistenza leggermente appiccicosetta che vi fa sì che gli ombretti reggano un botto. Però ci dovete mettere o il bianco, quindi nella palpebra mobile per far risaltare l'ombretto, o altrimenti se lo mettete a tutta palpebra come faccio io con il rosa, poi ci dovete mettere un ombretto che faccia sì che vi copra un po' tutto. Poi, la stessa mattina con la mia mamma siamo andate alla Gardenia, no, scusatemi, alla OVS, e c'era l'I Love Nude. Ho preso questi ombretti, e purtroppo questo è il Vanilla Sugar, che mi si è tutto rotto, e penso che lo butterò perché purtroppo non riesco a ricompattarlo lì, in quella cialdina è un casino, fatemi sapere qualcosa. Ed ho preso gli altri tre. Ho preso lo 02 Cake Pop, lo 05 My Favorite Topping e lo 06 Coffee Bean. Allora, i colori sono questi. Allora, vi faccio vedere. Questo è lo 06 Coffee Bean. È un marrone scuro, devo dire, molto bello perché non è neanche, cioè è pigmentato, però come vedete ha questa, è molto luminoso, ha una luminescenza molto particolare. Poi invece abbiamo il My Favorite Topping, che è lo 05, ed è questo colore taupe. Ce n'era un altro, mi sembra. Vedete, è molto molto bello anche questo colore qui. Leggermente più chiaro, lo dovete usare tipo come colore di transizione, ma è molto molto bello. Ce ne doveva essere un altro, e se non mi sbaglio io ho incollato, che però non trovo, vabbè. E poi la svolta delle svolte, che voi non potete capire. Allora, io non ci avevo fatto caso. Questo è lo 02 Cake Pop. Ragazze, è il dupe del Macaron Sebon, quello che io ho usato come illuminante. Do finito perché mi si è rotto, l'ho messo nella cialdina. È lui, ragazze. Sono stata la persona più felice del mondo. Eccolo qua. Cioè, guardate com'è. Essendo un'edizione limitata quello del Macaron Sebon, questo è identico e io quindi lo uso come illuminante, mi piace alla follia. E avevo trovato appunto questi prodotti della nuova collezione. Poi della nuova collezione c'erano altre cose, ma purtroppo avevo pochi soldi quella mattina ed ho preso questi due. Il Sun Club, i due Sun Club, uno è il 20 Sunset e il 10 Sunshine. Allora, questo il 10 Sunshine, come vedete, ha queste due colorazioni, entrambe il marrone. Questo è un marrone matte caldo, molto molto bello. E poi c'è questo color chiaro che è un illuminante. Guardate quanto cazzo è bello. Allora, io tendo di solito appunto ad usarla come illuminante. Le mischio, eccolo qua. E c'è questo rosa che poi si mischia al marrone caldo ed è bellissimo. E
poi invece abbiamo il 20 Sunset, che ha queste due colorazioni, sempre il marrone caldo e questo rosa bellissimo. E io lo uso come blush. Lo mischio e lo uso come blush. Sono davvero molto molto belli questi due prodotti e le sto utilizzando parecchio. Sono passata anche alla Kiko, perché erano veramente mesi e mesi e mesi che non passavo alla Kiko. Non ho più comprato niente, mi manca un sacco di collezioni come avete visto. Però raga, cioè, io alla Kiko non gli posso stare più dietro, perché innanzitutto secondo me hanno aumentato i prezzi in maniera vergognosa. E poi comunque le cose ce l'ho, c'ho tutto. L'unica cosa che quella mattina mi sono fatta regalare dalla mia mamma sono due cose. Uno è questo rossetto di questa collezione qui, la Limited mi sembra, e il mio è il numero 11. L'ho visto sulla ragazza che era in negozio ed è molto bello, perché sono dei rossetti che poi diventano tipo lip lacquer, comunque si seccano. Era un colore molto bello che secondo me con la, come vedete, con la carnagione scura ci sta da Dio. Ed è questo bellissimo viola, molto bello, e poi ribadisco, diventano lip lacquer, è per quello che mi piacciono, perché si seccano. Io non gli avevo dato una cicca proprio per quello, perché credevo fossero dei normalissimi rossetti e non mi piacevano. Invece seccandosi le labbra poi diventano molto più opache, perché poi io ci passo il fazzolettino, eccolo qua, e mi fa impazzire. E poi ho preso dell'ultima collezione, la Tribal Soul, questo blush qua. Allora, questo blush io l'ho pagato, me l'ha regalato la mia mamma, l'ha pagato 14,50 €. Secondo me è una follia, veramente. Allora, sono bellissimi. Allora, forse quest'ultima collezione merita un po' più di soldi, perché? Perché anche il packaging, il mio è lo 01, il Deluxe Coral, perché come vi ho spiegato, quando sono scura così mi piace che ci sia questo effetto così chiaro del blush, o chiaro chiaro tenue, tenue e bello luminoso, o bello shocking rosa. Come vedete, non ve la sto a menare perché l'avete visto, io non l'avevo. Il packaging è questo, quindi per 14,90 € ci può sta, perché come vedete è tutto in legno, però secondo me la Kiko ha alzato troppo i prezzi. Questo è il prodotto, lo 01 appunto, e ha questa colorazione bellissima, le mischi tutte e tre, sono fotonici, eccolo qua, ha questo color corallato, però vedete molto luminoso, molto bello, mi piace moltissimo, perché con la carnagione abbronzata a me questo tipo di trucco piace molto. E questa era la robina che ho comprato io. Allora, adesso veniamo a alcuni vostri regali, anzi un regalo vostro che me l'ha fatto Caschetto Nero, Anna Maria, a cui mando un grandissimo bacio. Praticamente io ho comprato, come avete visto dalla collaborazione, quello lì piccolino per pulire i pennelli, una sciofeata, e lei mi ha detto: guarda, mi prenditi il guanto da silicone, è perfetto. Allora, io ancora questa roba non l'ho utilizzata, ho utilizzato il guanto una volta. Allora, il guanto è questo, ed è un semplicissimo guanto da forno, e lei è stata così carina da spedirmelo a me e a Gio. Allora, il guanto è questo, è un semplicissimo guanto, però come vedete ha tutti questi, io l'ho cercato ovunque prima me lo mandasse, ma non l'ho trovato. Il guanto è questo, e tutti questi forellini fanno sì che per lavare i pennelli come questo, che ora infatti l'ho sporcato apposta perché lo devo lavare, fanno sì che il prodotto, il pennello si lavi da Dio, visto che questi fitti sono davvero difficili da lavare. Ciao, si mangia? Ok, e questo è il guanto. Poi mi ha mandato, allora, innanzitutto guardate com'è questa cosa di Minnie, è favolosa. Poi mi ha mandato questa crema mani e unghie, perché love you, perché come sapete adoro la crema mani e unghie. 100% naturale, puro bio, crema nutriente. Io non l'ho ancora aperta questa perché ce l'ho diverse. Oh mamma, è buonissimo l'odore al burro di arite. Quanto mi conoscete, raga? Poi, cioè, guardate com'è. È un detergente per le mani mousse. Io questo lo terrò per sempre, non lo mollerò più.
Poi mi ha mandato l'olio, che anzi no, allora, un'acqua micellare d'aloe, 4 in 1, strucca, deterge, idrata e tonifica, un aloe all'acqua micellare. No, un'acqua micellare all'aloe, ha un odore ottimo. Anzi, aloe vera. Non ho niente di questi prodotti, Fito Relax, vi farò sapere. E poi mi ha mandato dei sali da bagno, dei provenzali alla vaniglia. Cioè, mi conoscete veramente meglio della mia mamma, io non capisco. Poi la letterina, poi mi ha mandato questo qua, cioè guardate com'è questo astuccino, oddio. E mi ha mandato la palette della Sporty Chic, la numero 2, che se non mi sbaglio nel video dei responsabili sì o no, il contest che ho pubblicato oggi di Miriam, un bacione, l'ho provata, l'ho testata ed infatti ho usato, come vedete l'ho già usata, questo qui è il colore che mi ha deluso di più, il Tiffany, era quello che sinceramente avevo più voglia di provare e invece purtroppo è quello che è più deludente, perché è un Tiffany molto chiaro, quando poi vedete ora con il dito è un conto, però poi quando andate a prelevare il prodotto con il pennello, mentre gli altri prodotti sono fantastici. Io questo qui lo uso sempre come punto illuminante, questi due sono, ecco, porca maiala Eva, sono favolosi ed è veramente una bella palette. Purtroppo mi manca gli ombretti in crema, il blush mi sarebbe piaciuto, però purtroppo non ce l'ho fatta a comprarli e di trucchi veramente mi voglio regolare, sto comprando, vedi, cosina a 1 euro giusto per togliermi lo sfizio. E poi ultima cosina, questo bellissimo ombretto della Wet n Wild, il Lagon, che è praticamente questo bellissimo blu. Voglio fare un trucco blu ultimamente, così, guardate quanto è bello, molto luminoso, sembrava matta a vederlo, ma in realtà non lo è, ed è, vedete, molto molto luminoso. Ce l'ho fatta! Allora, bimbe, questi erano i prodottini che ho comprato tra il mese scorso e questo. Ho lasciato tutto da farvi vedere, adesso devo mettere qui sopra, mi sta a pensiero. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, io vi mando un grandissimo bacio, vi love, siete il mio grande sostegno, un bacione ad Anna Maria, spippeggiate poco, fate le bravissime, io vi mando un bacio, vi ringrazio perché saliamo veramente di 100-200 al giorno e io sono allibita, allibation. Mi raccomando, qualsiasi cosa, tutti i link che vi ho fatto vedere, quelli che avrò ve li metto, se non ce li metto è perché sono trascorsi 60 giorni e quindi me li ho tolti pure dagli archiviati. Io vi mando un bacio enorme, vi lovo, fate brave, grazie bambolone, ciao amorine. Allora, a parte che la camera è in super bilico, cadrà sicuramente, e poi stamani ho una di quelle mattinate in cui sono brutta come un mostro, un cesso proprio sempre, mi vedo. Questa è la tinta labbra, ancora qua non si è mossa, e stamani è venuta Giulia, l'ho truccata e lei ha detto gli è piaciuto, devo dire che sono contenta. Siccome sono stata con lei, per farvi capire quanto io sono malata e quanto la gente è normale, lei ha speso 3 euro per un mascara Essence e io ho speso 60 euro. Allora, quindi vi faccio vedere veloce veloce cosa ho preso e lo attacco all'haul che vi ho già registrato. Allora, innanzitutto, questa cover ve la devo far vedere. Questa cover è una cover del iPhone 5. Non ho resistito, l'ho presa da Simona De Robbio, un bacio a Simona. Vi lascio il link nell'info box di, a quanto ho capito le vendono a Salerno. Comunque io vi lascio il link, a quanto ho capito, di Instagram, ed è appunto, ribadisco, la è dell'iPhone. Come vedete, infatti, ci sta larga, l'ho dovuta tagliare qua perché si spengeva, ci sta stretta. Non farò le foto, però raga, io non ho resistito, veramente, ve lo giuro. Avevo pensato di ritagliarla, di ritagliare lo scettro e attaccarlo, e invece ci sta proprio e quindi va benissimo. Mi voglio mettere... Olè, 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 olè.
Se ce la faccio, sempre. Ok. Il rossetto della Milani, che è Rose Hip. Ci sta sopra. Queste tinte sono bellissime, durature, perché che regalo a me. Allora, vi faccio vedere, insomma, e questa è la cover. Non ho resistito, bimbe, veramente, non ce l'ho fatta. Poi, siamo passate dal cinese ed ho preso qualcosa un po' scontatino. Ed ho preso, di vestiti ne ho a bizzeffe, lo so, però queste due cosine erano scontate, mi piacevano. Ho preso questa maglina perché devo ancora tirar fuori la roba estiva. Perché se la mia mamma non mi trova quei cosini dove, per aspirare, insomma, da mettere via, non posso togliere ancora niente perché non mi entrerà niente da nessuna parte. Quindi ho preso questa maglina qua a 7,90 euro. Esatto, costava 14,90 euro. È bellina scollatina. C'ha lo scollo come piace a me, è leggerina con le stelline, quindi molto caruccia. E poi ho preso un paio di pantaloni di jeans neri estivi. Questi sono estivi, leggerissimi. È una XS. Martina, Giulia mi faceva, ora io sono fissata a sto Martina. Giulia mi faceva: guarda che ti entrano, io guarda che non mi entrano. E invece aveva ragione lei, mi sono entrati. È una XS e non chiedetemi come abbia fatto a farmeli entrare. 10 euro. E sono di quelli neri bellini che porto io stretti in fondo. Sono stra stretti, però un paio di jeans bellini neri, normali, estivi, mi sono piaciuti molto. Poi siamo passate dalla Gardenia e c'era, per l'appunto, abbiamo trovato la nuova collezione della Essence e io non ho resistito. Avevo speso circa sulle 40 euro, mi sono fatta togliere un po' di robetta. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la nuova collection. Allora, anzi, prima vi faccio vedere, ho preso questo. Perché il mio della Shaka sta terminando. E questo è nuovo. Lei mi ha detto c'aveva quell'altro. Però questo qui c'è with almond oil. E quindi il prezzo era lo stesso. Ho deciso di prendere questo perché, come sapete, mi sto trovando da Dio con questa Gigi. Ma ha un odore molto buono. Mi sembra molto leggero più che altro. Questo è un po' più pesante perché c'è un po' più di prodotto, forse. Poi ho ripreso naturalmente la matitina per le sopracciglia perché era terminata. E poi ho preso questo. Allora, l'altra volta non c'era, come sapete io naturalmente c'ho questo qua, e a me questo qui non fa impazzire. Io ho visto Giulia, un bacio a Giulia, che l'ha promosso. A me non fa impazzire, devo essere sincera. Sì, non è male, però c'è molto di meglio assolutamente. Quindi ho preso questo perché questo è con le fibre False Lash Effect Mascara. È, a differenza di quello, vedete, è celestino, con la stessa identica Gigina, però celestino. C'ha le fibre, se guardate, si vedono già appena togliete il cosino. E secondo me è molto più, fa le ciglia al doppio di quell'altra. Esatto, guardate qua, lo sapevo. Wow! Maiala! E quindi questo. E poi vi faccio vedere l'ultima collezione che si chiama Brit Tia. Praticamente ci ho trovato tutto. Era la prima volta che mi succedeva di andare e trovare una collezione intoccata. Ed ho preso. Allora, questo è un pennellino. L'altro non l'ho preso perché ce l'ho i pennelli e comunque mi scocciava a spendere 1,60 euro. Però questo mi piaceva molto perché dalla parte di qua c'ha il pennino. C'ha due estremità, io come sapete odio quelli con due estremità, però c'ha la parte piatta di dietro e la parte a pennino qua giù. Le odio perché quando le vado a mettere nel portapennelli mio, poi non ho preso rossetti, non ho preso smalti, eccetera, eccetera. C'è poi questa matita qui che è da due parti. E c'ha la parte bianca,
proprio bianca latte e la, porca miseria, e la parte rosata. Io adoro queste matite perché, come sapete, ho già le altre due della Essence, quelle piccole bianche che uso come base e mi ci sto trovando davvero bene, quindi ho deciso di prenderla perché aveva questi due colorini, anche se ce l'ho, però mi era piaciuta. Innanzitutto vediamo se scrive dentro, cioè scusatemi, guardate, ma semmai scrive dentro, caspita, e quindi molto molto caruccia. I prezzi ce l'avrei, ma tanto le sapete dai prezzi della Essence. Poi ho preso il blush, che c'è uno Terrific Garden Party, che è questo qua, che è stracaruccio. Ed è, come sapete, come vi ho detto prima, in quell'altro, prima di questo, come vedete, è quel classico rosa pallido che mi fa impazzire di questo periodo. E l'ultima cosa che devo dire che mi ha colpito più di tutte è questo qua. Allora, questo è una base illuminante, base viso, effetto illuminante, texture leggera, dona all'incarnato un aspetto radioso, luminoso e naturale. Io adoro le basi viso luminose, infatti quella della L'Oreal mi è piaciuta tantissimo, l'ho quasi finita, e ve la faccio vedere, l'ho swatchata. Allora, come vedete, è di questo arancioncino, chiaro chiaro, guardate. Allora, a parte un odore ottimo, vedete, non si vede una frazza mazza. Vabbè, e questo però, sono sicura che mi ci troverò bene. Queste erano le poche cosine in più che ho aggiunto. Ho comprato il regalo alla mia mamma perché era il suo compleanno, eccetera. Dianzi, per il trucco di Giulia, ho usato la nude tude, quella 2. Ora vi farò l'haul della Debalm, delle cosine che mi hanno mandato perché sono veramente fighe. E questa palette, ragazzi, cazzo, se è bella! Io non l'avevo mai usata, devo essere sincera. Vabbè, ve la farò vedere comunque. Ci sono rimasta veramente di merda. È favolosa. E questa è la mitica cover. Ho i denti gialli in questo periodo. Sto cercando di usare lo sbiancante. Va bene, allora io vi saluto. Qua il tempo è pessimo e dice che fino al primo sarà tempo di merda. Quindi vi mando un bacio enorme, spippeggiate poco, fate le brave, rock and roll. Io ringrazio Giulia veramente dal profondo del cuore, grazie Giulia. Innanzitutto per la possibilità che mi ha dato comprandomi una cipria. Ci siamo incontrate, abbiamo fatto shopping, quindi Giulia, grazie, grazie davvero. E poi le ho detto, mi raccomando, quando ti arriverà la cipria, fammi sapere com'è, che di modo ne parlo alle ragazze. Quindi mi raccomando, tutte quelle che stanno qua nei dintorni, se vi fa piacere, ragazze, volentieri, anche solo per trovarci e avete un'idea di qualche prodotto, non siete sicure, non vi preoccupate, ci troviamo, magari ne parliamo e da lì decidiamo. Io vi mando un grande bacio, vi auguro un'ottima giornata. Io risuono di notte anche stasera. Un bacione, vi lovo. Siete il mio più grande sostegno, lo sapete. Ciao, amorine.